Allora ragazzi, alla fine è successo, ho spaccato il magneto della magreta. Ieri sono andato a pescare in un laghetto di montagna e lanciando il magneto è caduto molto probabilmente sopra un sasso che era sott'acqua. Io ho sentito soltanto una gran botta e quando l'ho ritirato ho visto che era scheggiato sia da una parte che dall'altra del magneto. Non si è disintegrato fortunatamente, sono riuscito a continuare a fare il mio video. Allora adesso andiamo a prendere un tubo di silicone a brico. Vediamo se riusciamo a sistemarlo, magari incollandolo, inserendolo tutto dentro nella sua custodia protettiva. Vediamo un po', al massimo ne ordino un altro. Dai, andiamo al brico. Allora, vediamo dov'è che è, in che zona. Allora, eccoli qua, siliconi. Allora, vediamo il trasparente. Allora, silicone, trasparente. Vediamo questo della Saratoga. O anche questo che è uguale. Questo costa un pelino meno, prendiamo questo qua, dai. Silicone sigillante, dai, vediamo questo. Allora ti faccio vedere la situazione del magnete. Adesso li tengo distanti perché è pericoloso, guarda, si è spaccato questo pezzo, vedi, lo tengo lontano, se no si attirano, e si è spaccato anche questo pezzo qua. Allora aspetta che li allontano. Allora sotto il magnete si è rotto così, guarda, questa è la sua custodia. E sotto si è spaccato così, guardalo, vedi, una fetta a quello di là e una fetta a quello di là. Questo mi si era già scheggiato un po' in tempo fa, però questo fa niente. Quindi adesso io quello che voglio fare è riempire, aspetta, riempire quella zona qua tutta di silicone, siliconare questo qua con i suoi pezzettini, questi, con quello e con quello, riempire tutto di silicone questo e pucciare dentro il magnete, così praticamente come è sempre stato, così. Allora ragazzi, c'è un problema, e il problema è che questo pezzettino qua e anche quell'altro non si riesce ad avvicinare al magnete perché fa forza e non me lo fa avvicinare, e se quando si avvicina si piega tutto sopra, ok, quindi non si può più mettere qua perché praticamente si respinge, no? Invece di attrarre si respingono i pezzi. Allora niente, questo qua lo teniamo, magari ci inventiamo un qualcosa, dai, lasciamoli qua. Allora sai cosa ho pensato io? Facciamo una cosa, tanto dopo lo ordino uno, non è che non lo ordino, uno nuovo lo voglio prendere comunque. Facciamo così, riempio la capsulina di silicone e ci rimetto dentro questo, e lì ci sarà dentro tutto il silicone, dai, facciamolo così, guarda. Vediamo, eccolo là, aspetta, questo lo togliamo e lo mettiamo qua nella carta, anche questo, adesso ci puccio dentro anche la vite, dopo la pulisco dall'altra parte, così. Mazza, meglio di Rulof qua, eh. Ok, adesso mettiamo questo e tiriamo il tutto. Che spara fuori da tutte le parti. Aspetta. E proviamolo così. Va bene, lo lascio asciugare, dai.